Mi sento piuttosto fiducioso nel dire che questo è il penultimo, se non l'ultimo, appuntamento con Pokémon This Gym of Mine. Ho praticamente fatto tutto, mancherebbero ovviamente da costruire tutti quanti i palazzi e gli appezzamenti di terra, ma per il resto ho esplorato tutto, tranne quello che si andrà a fare oggi, ovvero le Even Betterlands, i calanchi messi ancora peggio, quindi non perdiamo tempo e andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Questa è la caverna che ci fa da transito per arrivare nelle Even Betterlands. Direi di parlare quindi con questo tizio. Un allenatore? Ah, sei sempre diverso, sei passato attraverso la caverna della transizione? Capisco, allora lascia che ti spieghi. Questa è una linea di tempo alternativa, dove i Rogue Rider non hanno mai abitato le Badlands, e qui i Pokémon sono diventati feroci e... ferocemente forti, vabbè. Considerati avvertito, fa attenzione. Ah, quindi tu non sei cattivo. Ok, allora. Ah, quindi questi sarebbero... Sarebbe il posto dei Rogue Riders, ma non c'è nulla in realtà. Però si chiamano Badder, ovvero calanchi ancora più cattivi perché i Pokémon sono più forti. Che poi ci avrei trovato un Machamp io qua dentro, No, lo dico giusto a titolo informativo. Mentre camminavo, e tra l'altro non nell'erba, ma mentre camminavo qui fuori. E quindi qui non c'è la caverna. Non c'è nulla qui. Vabbè, mi dispiace un po', ma... Provo a vedere se c'è qualcosa. Non ci sono Pokémon. L'altra volta qua ci ho preso Machamp. Boh, non compare nulla. Non è successo nulla, tranne che c'è un tizio che mi chiede di fare una missione, ovvero di trovare un fantasma che vaga per il distretto commerciale. Facciamola, nel caso dovesse buggarsi, perché ho letto che si può buggare quando ci sono alcune missioni del genere. Allora, ho salvato, quindi nel caso resetto e via. Ok, ci incontriamo qui stanotte. Eccolo, è qui Link. Che stai facendo qui? Ah! Ma come, ah? Ma scusami. E si lotta? Oh, si lotta, yeah! Ma questo è Fantasma, Froslass, la Yukionna, certo. La bellissima donna delle nevi. Che si dice ammali i viaggiatori e li fa perdere nella tormenta. E muoiono di ipotermia. Ma comunque sia, il veleno mi ha dato una grandissima mano e via di braciere per scioglierla completamente. Ed è fatta. Dunque, questa missione però non fa buggare il gioco. Ce n'è una che fa buggare il gioco, che ti dice di trovare un oggetto dentro una caverna, che però se hai raccolto l'oggetto e hai nello zaino, non ti fa comunque andare avanti. Quindi niente, finisce lì, si bugga tutto e devi... Non puoi uscire dalla caverna, tra l'altro, senza trovare l'oggetto, ma se ce l'hai nello zaino non funziona, è un casino. Oh, scusami, mi è spaventato, ma io vengo qui perché è un posto tranquillo. Mi dispiace di aver spaventato le persone, non intendevo farlo. Più 50 di reputazione ed è meglio se vai a casa. Certo che è meglio che vado a casa, sì. In realtà la mia reputazione è aumentata tantissimo, quindi non capisco perché non mi fa ancora salire di grado. Ah, però! Posso andare nello starter park! Quindi qui trovo degli starter, allora. Ok, quindi effettivamente un altro po' di cosette potevo farle. Chimchar! Che carino. Se trovassi Bulbasaur sarebbe un Pokémon veleno. Perché Bulbasaur è erba veleno, quindi un altro Pokémon da aggiungere alla squadra con cui lottare poi in palestra. Scorbunny. Vabbè, io sono un amante del tipo fuoco proprio sempre, dall'inizio dei tempi di Pokémon, però... Senti, allora, il gioco mi sta prendendo in giro dicendomi ah, ti piace fuoco? Ecco, te lo spammo tutte le maniere possibili. Quindi alla fine, insomma, anche se hai scelto uno starter che non volevi, come me, ad esempio, per sbaglio, dalla signora che ti regala gli starter, te ne regala uno solo, io ho scelto Litten per puro caso, neanche lo volevo a dire il vero, però è capitato lui, ok. Qui, alla fine, puoi trovarne altri, che non è davvero malvagio. È una cosa bellissima che i programmatori hanno pensato bene di mettere. Non so che tipo di probabilità abbia di uscire un Bulbasaur, però... Boh, non lo so, ragazzi. Non so se magari devo costruire più palazzi, più cose per andare davvero avanti. Io non ho mai parlato con questa ragazzina, ma ha un team fatto di soli Blissey. Combatto contro tre Blissey per iniziare. Vediamo un po' quanto sono forti, più o meno.
Ah, ma è fatto apposta per farti vincere. Ok, meglio, meglio. Meglio. Allora lo porto al 40 e lo faccio levellare, scusami. Se non altro, potevo allenarmi fin dall'inizio, ma non lo sapevo. Almeno faccio evolvere Scorpio, Indrapion. Una piccola consolazione per non poter far altro alla fine. Cioè, mi piacerebbe continuare a giocarlo per conto mio e provare tutte quante le altre strutture. Cioè, uno viene qui e livella da far schifo, porca miseria, bellissimo. Perché lei non ha attacchi a fango pece, mi pare si chiama in italiano, che le diminuisce la salute se non è un Pokémon veleno, invece che restituirgliela, quindi... perfetto. Allora, in realtà non ho finito del tutto, ci sarebbero ancora diversi eventi da fare, ma ho letto sul forum che il creatore della mod, della hack, chiamatela come volete, sta lavorando agli eventi finali. Quindi preferisco fermarmi qui, aspettare che sia pronta e poi giocarla tutta quanta di fila, quello che resta da fare. Quindi direi che per questo video è tutto, amici miei, e ci vediamo ovviamente al prossimo. Bye bye!